Tante autorità e rappresentanti istituzionali, ma anche studenti e cittadini, si sono ritrovati insieme al Teatro Biondo questa mattina per la commemorazione del 31° anniversario dell'uccisione di Pio La Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo. Erano presenti anche il sindaco Luca Orlando ed il presidente della regione Rosario Crocetta. Beh, quella fu la ragione per cui pagò poi con la vita questa scelta, cioè il fatto di avere individuato due grandi cose, che la mafia doveva essere colpita in quanto tale attraverso l'articolo 416 bis e poi del codice penale, ma anche che i mafiosi non avevano solo bisogno di misure repressive e del carcere, ma bisognava colpire il patrimonio dei mafiosi per essere veramente completamente efficaci nella funzione della mafia. È chiaro che l'individuazione di un'analisi così moderna, così importante, così chiara e così netta, e le scelte di campo poi fatte da Pio determinarono la morte di Pio e di Rosario, che devo dire anche lì spesso si dimentica poi delle persone che stanno vicino agli uomini importanti. Ma Rosario sapeva che Pio era minacciato, sapeva che Pio poteva morire e sapeva che poteva morire anche lui, e ha fatto la scelta di stargli accanto fino all'ultimo. La testimonianza di Pio La Torre è una testimonianza straordinaria del rapporto fra Sicilia e mondo. Se è vero come è vero che Pio La Torre condusse una battaglia straordinariamente civile e pacifica contro i missili a Comiso, che non era soltanto per la pace, ma che era anche al tempo stesso per ricordare al mondo che l'economia di guerra in terre di mafia alimenta la mafia e produce un'economia parassitaria, che è esattamente quello che serve alla mafia. Ma anche ci ricorda il rapporto che esiste tra il passato e il futuro. Ma c'è una cosa più antica, più arcaica, vorrei dire, nella vita della nostra Sicilia, della lotta per la terra, dell'occupazione dei feudi? Lui riuscì a collegare il disagio, la mortificazione dei diritti nelle campagne, nei feudi siciliani, con un movimento che è stato il movimento per la pace, che vedeva aderire, come abbiamo aderito, 1 milione di giovani che probabilmente non avevano mai conosciuto la campagna e il feudo. E ancora questa capacità di collegare con grande straordinaria intuizione la lotta alla mafia con la lotta ai patrimoni dei mafiosi, intuendo, come lui aveva intuito, che è importante che i mafiosi siano in carcere e condannati, ma forse è parimenti importante, forse è più importante togliere i patrimoni. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha invece inviato una nota per ricordare come ancora oggi, a 31 anni da quel tragico evento, rinnovare la memoria e lo sdegno per quel vile assassinio significa riaffermare i valori di democrazia e di libertà solennemente sanciti dalla Carta Costituzionale e su cui ci si fonda la convivenza civile nel nostro Paese.